Numero 4, Diamante Man, Gianni Manzoni. Al 5, Darlene Staff, Alessio Ferrara. Numero 6, Diana del Circeo, Paolo Petrella. Numero 7, Despacito, Jessica Bevilacqua. Mezzomeccanico in movimento e quindi allineamento che andrà formandosi leggermente indietro. Draz Wild che però arriverà con il favore della curva. Gli altri sono già a rete. Il allineamento assolutamente ottimale. Quando il mezzo meccanico accelera, si ritrae con il 7 Despacito. Dall'esterno è veloce Diana del Circeo, dentro però rientra Dream K in mezzo ai due, Darlene Staff che è il primo a ritrarsi. Ma Diana del Circeo che preme su Dream K, assume il comando della corsa. Poi l'errore per Divina Indal, così si va al completamento della piegata con Diana del Circeo che ancora non scende, lo fa ora dopo 350 metri di gara, è il primo quarto che se ne va in 29,9. Dream K che segue in seconda posizione a precedere il numero 5 Darlene Staff, l'1 di Draz Wild, tutto ciò ai 600 che vanno via nell'ordine del 45. Si va da 1,15 al chilometro con sempre al comando Diana del Circeo nei confronti di Dream K. E poi ancora Darlene Staff, quindi Draz Wild, metà gara in 1 minuto e 8 decimi. Passo abbastanza costante. Ora mosso dalla seconda posizione della corda Dream K che va in pressing su Diana del Circeo e la sopravanza in poche battute. Chilometro in 1,15 e 7 con Dream K che ai 500 finali è leader nei confronti di Diana del Circeo. Poi per linee esterne. Divina Indal che era stata protagonista di errore nella fase iniziale, ma Dream K intanto continua a andare per suo conto con due lunghezze e mezzo, tre di margine nei confronti del resto della compagnia. 200 al traguardo per Dream K che è leader sempre nei confronti di Diana del Circeo. Poi scusate, Divina Indal e Darlene Staff con Dream K che ora fiorisce il passo di dentro. Divina Indal che si avvicina, ma il palo è arrivato e Dream K conquista il quarto successo nelle ultime 9 corse disputate in 2 minuti assolutamente netti, 1,15 per il miglio, diventerà 1,14,7, 14,8 per i 40 metri di parziale iniziale. Ecco gli ultimi metri del figlio di Adrian Chip con Filippo Esposito, il team Squeglia di Maro al training, colori la signora Anna Maria Gemma, il 3 al primo posto, che vanno a precedere il numero 2 di Divina Indal e poi ancora il numero 5 di Darlene Staff che ha la meglio sul 6 di Diana del Circeo e per il momento è tutto.